Bene, eccoci alla manifestazione mattutina, diciamo, del gruppo Noi per Salvini, Noi con Salvini ovviamente, che tenta un po' in tutti i modi di trattare questa tematica relativa agli immigrati. Abbiamo qua De Liguori Nicola, che è il responsabile, diciamo, di zona di questo movimento, chiamiamolo, perché movimento si tratta. E quello che conta sapere, almeno qui al di là delle tematiche che ci sono a Santa Marinella, che conta sapere qual è la posizione di Salvini e del movimento in particolare per quello che riguarda ovviamente l'immigrazione, non a livello nazionale, ma per quanto riguarda l'immigrazione soprattutto in questa zona. Allora, l'idea di Salvini la conosciamo tutti perché l'abbiamo seguito in diverse situazioni televisive. Praticamente coincide la situazione nazionale con quella territoriale. Perché? Perché si sta adoperando questo sistema di inserire per noi a forza questa componente di clandestini all'interno delle strutture alberghiere, alimentando poi tutte le situazioni che ci sono dietro, che abbiamo visto con gli scandali delle cooperative. Noi siamo totalmente contrari a questo sistema, a questo sperpero di denari, visto che ci sono situazioni italiane che sono lasciate indietro e sono praticamente diventano persone di serie B rispetto all'immigrazione. Nessuna forma di razzismo, semplicemente è un metodo che noi non approviamo. Ovviamente sì, però come tutti sappiamo qui è la prefettura che decide, in effetti, per cui i movimenti locali possono fare quello che vogliono, ma se la prefettura decide di mettere un tot numero di migranti in una zona, diciamo così, come quella che è Santa Marinella, fortemente turistica, soprattutto nel periodo estivo, si deve fare i conti anche con queste istituzioni, no? Sì, questo lo può ben descrivere per il nostro responsabile Santa Marinella. Comunque dico questo, sono dei diktat che arrivano dall'altro, che probabilmente la giunta comunale può reagire fino a un certo punto, però vorremmo anche vedere dei segnali rispetto a questo da parte della giunta comunale, perché la protesta è un discorso di democrazia e oltretutto vanno ascoltati anche i cittadini. Stasera ci sarà una grossa manifestazione senza colori politici, senza bandiere, proprio dei cittadini che manifestano l'impossibilità a recepire altri immigrati all'interno della cittadina. Allora, parliamo con Emanuele Pepe, ex consigliere comunale, Alfredo De Antonis, scusate, ex naturalmente consigliere comunale, anche tu naturalmente come tutti gli altri hai esplicitamente detto che a portare gli immigrati a Santa Marinella, soprattutto nel periodo estivo, diventa deleterio per le attività economiche, però a questo punto, se così deve essere, bisognerebbe trovare una soluzione alternativa. Ce l'avete voi? La soluzione alternativa l'ha già spiegata il nostro segretario, che è Matteo Salvini, l'ha spiegata a chiare lettere. Noi non siamo razzisti, non ce l'abbiamo con gli immigrati. Noi pensiamo, come il nostro segretario ha spiegato, che non c'è spazio per tutti. In quest'Italia non c'è spazio per tutti. Ci sono padri di famiglia italiani che pagano le tasse tutti i giorni, che sono pensionati, che sono 30 anni che pagano le tasse, a cui lo Stato nega tutto. E ci sono immigrati che la mattina arrivano e trovano hotel pagato, colazione, pranzo e cena. E questo non va bene. Questo è uno dei primi motivi per cui noi protestiamo. Il secondo è che sull'immigrazione e sull'accoglienza c'è un vero e proprio business. Perché? Sono note le parole di Buzzi di qualche tempo fa, in cui diceva che gli immigrati
fanno più della droga. Questo tipo di accoglienza per noi è sbagliata. L'accoglienza va fatta, noi sicuramente non saremo quelli che dicono che padri di famiglia, bambini, mogli che fuggono da guerre, da situazioni di carestia debbano essere abbandonati a se stessi, però lo Stato italiano, come qualsiasi altro Stato europeo, deve andare là a aiutare le persone. È cronaca di questi giorni che i paesi europei a noi confinanti hanno chiuso le frontiere, compresa la Spagna, è cronaca di oggi. Allora non capisco perché tutti i paesi europei chiudono le frontiere e cercano di aiutare il loco, noi dobbiamo aprire le frontiere come se possiamo accogliere 1 milione di africani che fuggono da fame e carestia. Senti Antonio, se vediamo un attimo però la questione prettamente locale, quella di Santa Marinella. Oh, se ne ha parlato naturalmente di 50 migranti all'hotel Miramare. L'hotel Miramare lo conoscono tutti, naturalmente è un albergo che è in pieno centro cittadino, di fronte proprio alla caserma dei Carabinieri, a 10 metri dalla stazione ferroviaria. Tu, diciamo, come ex consigliere comunale, contesti il fatto che siano collocati in pieno centro cittadino, oppure ritieni che si possa trovare una soluzione alternativa lontano naturalmente dal centro della città? Ma io credo che ghettizzare gli immigrati e portarli fuori città non sia un discorso intelligente, perché parliamo di esseri umani, non parliamo di bestie. Quindi il discorso è semplice, Santa Marinella ha 20.000 abitanti, è un comune prettamente turistico, diamo accoglienza già a 30 immigrati col progetto SPRAR. Accogliere altri 70 immigrati per noi è una cosa impossibile, perché innanzitutto ne va contro il turismo della città, perché avere degli immigrati al centro cittadino sicuramente creerà qualche disagio, e secondo poi perché questi, come ho detto già prima, questi immigrati creano un business che sicuramente, ma che probabilmente sarà anche chiaro e pulito, però a noi preoccupa. Quindi il motivo principale per cui diciamo no è questo. E terza ultima considerazione, prendere un ragazzo di 30 anni, chiuderlo in un hotel tutto il giorno senza lavorare, senza avere la possibilità di lavorare, senza avere la possibilità di fare nulla, senza possibilità di avere un euro in tasca per andare a comprare una Coca-Cola, lo fa impazzire. E allora portare 70 immigrati vicino alla stazione, dove tutte le mattine i pendolari prendono il treno, dove tutte le sere ragazze alle 8 di sera col buio d'inverno tornano a casa, per me è una situazione pericolosa ed è pericolosissima. Siccome Santa Marinella già nell'ultimo periodo ha vissuto nell'incertezza e nel pericolo totale, io chiederei al prefetto, invece di mandare 70 immigrati, di rafforzare i controlli sul territorio, perché viviamo veramente in un territorio abbandonato a se stesso. Quindi caricarci di altre 70 persone che probabilmente vivranno una situazione di disagio è secondo me pericolosissimo, è una bomba a orologeria messa nel centro della città, a prescindere da un altro ragionamento che sicuramente va fatto, che l'hotel Miramare si è chiuso negli anni è perché sicuramente avrà avuto un calo delle presenze turistiche. Questo sicuramente è quello che la Giunta deve affrontare. Il resto va dato mandato al prefetto, che deve garantire la sicurezza dei cittadini che pagano le tasse. Punto. Allora, invece vediamo un attimo una vicenda, naturalmente ha lasciato pure un po' perplessi, chiunque naturalmente segue questa questione. Praticamente il prefetto Gabrielli sembra che abbia invalidato le gare d'appalto fatte nel febbraio scorso, perché all'interno di delle cooperative che avevano vinto le gare d'appalto, compresa ovviamente anche la Croce Rossa, c'erano altre cooperative che sembra che facciano parte del giro della cooperativa 29 giugno di cui era capo Buzzi e che è coinvolto naturalmente nella vicenda di Mafia Capitale. Ecco, non sembra strano naturalmente che nonostante tutto il polverone che è stato fatto proprio per il discorso di Mafia Capitale ci sia ancora queste cooperative che partecipano a queste gare d'appalto e che addirittura le vincano anche dopo che era scoppiato quel fenomeno? Sì, questa è una cosa che ci chiediamo anche noi. Siamo consapevoli che questo è un meccanismo difficile da fermare, perché ci sono degli interessi dietro, ci sono appunto degli interessi economici e anche una figura politica, perché fino adesso loro hanno sbandierato praticamente la sinistra, quella del PD eccetera, hanno sbandierato l'idea di questo buonismo che noi definiamo assolutamente falso, e quindi tornare indietro
teatro in questa situazione sarebbe deleterio anche a livello di figura politica. In più, come ho già detto, ci sono questi interessi economici per cui cercano adesso di sviare in qualche modo facendo dei piccoli cambiamenti di cooperative eccetera eccetera per allentare un po' questa tensione che si è creata nei cittadini. Noi, come ha già detto Alfredo, siamo totalmente contrari a questo sistema, quindi non è tanto il problema della questione degli scandali, che è già un problema di per sé stesso. Il problema per noi è quello proprio di cambiare completamente la politica, il modo di vedere, anche perché per noi questi immigrati non sono assolutamente inseriti all'interno della società, sono appoggiati in un posto a spese di soldi pubblici e basta, vanno bighellonando tutto il giorno in giro, non sono integrati. La parola integrazione in questa situazione creata ad hoc per altri interessi non esiste assolutamente. Buonasera, siamo qui con Tina Coppola, che è la responsabile appunto di Amnesty International alla manifestazione Punti e non muri. Allora, parliamo, come mai questa manifestazione? Questa manifestazione nasce come volontà di esprimere accoglienza rispetto alla proposta che siano ospitati a Santa Marinella un gruppo di rifugiati. Ok, e il ruolo di Amnesty International? Amnesty International negli ultimi anni ha portato avanti un'azione che si chiama SOS Europe, sostenendo la necessità di alcune operazioni fondamentali da parte dell'Europa per assicurare ai migranti intanto dei percorsi più sicuri e legali. Quindi ovviamente la tutela del diritto di asilo in ogni paese dell'Unione Europea, e soprattutto quello che Amnesty chiede è che non ci siano collaborazioni nella gestione dei flussi dei migranti con paesi che non rispettano i diritti umani. Nell'ultimo periodo la posizione di Amnesty si è fatta anche critica per quanto riguarda il passaggio dall'operazione Mare Nostrum alla nuova Frontex, che ci lascia estremamente perplessi, perché questo significa sostanzialmente che l'Europa riduce in maniera notevole il numero, i fondi che vengono destinati al soccorso di questi barconi in mare, ma soprattutto impedisce alle motovedette italiane, alle forze della Marina italiana, di raggiungere un'area del Mediterraneo dove più spesso avvengono i naufragi. Perché praticamente con il passaggio da Mare Nostrum a Frontex le nostre forze della Marina italiana non si muovono nei mari più vicini alle coste della Libia, dove sono invece più frequenti i naufragi. Ok, le ringrazio. Buonasera, siamo alla manifestazione Punti e non muri con la signora Eliana Petrini, che ci racconterà appunto di questa manifestazione. Dunque, vengo io? Sì, prego. Grazie. Questa manifestazione l'abbiamo organizzata per spiegare soprattutto alle persone qui, ai cittadini di Santa Marinella, cosa significa ospitare dei rifugiati politici, che fra l'altro è una cosa fatta dalla prefettura, che ha fatto il bando vinto dalla Croce Rossa, e a queste persone penserà tutto la Croce Rossa, sia dall'alloggio all'assistenza sanitaria, il mangiare, i vestiti, il medico, tutto. E quindi i cittadini non avranno alcun disagio da questa cosa e potranno essere al massimo 70 persone. Perché abbiamo organizzato questa manifestazione così molto, molto veloce, devo dire?
e l'abbiamo chiamata Ponti e non Muri, perché contrariamente come stanno facendo in qualche paese europeo di costruire dei muri per non far passare gli immigrati, noi invece vogliamo fare dei ponti per unire gli immigrati a noi. Sono dei rifugiati politici, sono delle persone disperate che si imbarcano spendendo tantissimi soldi che chissà come sono riusciti a mettere da parte, con l'aiuto forse anche di familiari, amici, purché uno parta, purché un bambino venga via da paesi dove c'è la guerra civile, dove c'è la miseria, c'è la fame e dove ci stanno magari bombardamenti o altre cose del genere. E quindi noi vogliamo fare un ponte con loro. Tra l'altro vediamo l'arrivo degli immigrati, lo vediamo come un arricchimento per noi. Loro possono essere un arricchimento per noi, anche culturale, anche di situazioni sociali, e noi lo possiamo essere per loro. Quindi avere una solidarietà e un senso di umanità profonda ci sembra la cosa minima che la cittadina possa fare. Purtroppo in questo paese c'è chi la pensa pure in maniera diversa, per cui questa sera c'è invece una manifestazione contro l'immigrazione. Io spero che siano pochi, e comunque noi abbiamo preparato dei volantini per dare l'informazione precisa ai cittadini di quello che significa avere qua nuovi immigrati, che poi al massimo possono essere 70, perché sono mi pare 380 in tutto il lotto, cioè fra 24 comuni qui, anzi la prefettura ne avrebbe pure di più e non sa veramente come fare. Allora, se noi chiediamo all'Europa di fare la sua parte, di non fregarsene degli immigrati che arrivano e di lasciare tutto il peso solo sull'Italia, non possiamo poi noi rifiutare gli immigrati, è anche una contraddizione. Quindi ecco il perché della manifestazione. Quindi noi speriamo che appunto la gente capisca, faremo volantinaggi, faremo manifestazioni, faremo assemblee, accoglieremo questa gente, speriamo il prima possibile che tutto vada in porto. E comunque grazie a voi per questa intervista che non me l'aspettavo che ci fosse la stampa. Sono anche un po' emozionata, anche se prima ero abituata a farlo, però sono passati tanti anni. Grazie a tutte e due voi. Grazie a lei. Sull'amministrazione, sui consiglieri comunali, sugli assessori, affinché non si dimentichi di questa vicenda che si giocherà tutta nelle prossime settimane. Se l'economia di Santa Maiella ancora ha qualche speranza di andare avanti, sicuramente questa notizia sta creando già dei gravi disagi, e sappiamo tutti da agenzie, gente che vuole disdire, ma anche per noi santamaiellesi non sappiamo che l'arrivo di queste persone creerà un problema enorme, perché comunque prendiamo il treno, perché comunque queste persone gireranno per il paese, perché comunque creeranno dei problemi in attività economiche. E quindi questo sarà un problema grandissimo per noi. E le malattie che portano? Anche le malattie, non me l'ho dimenticato. E io anche le malattie. Quindi niente, rimaniamo tutti vicini.
sapete tutti che c'è la pagina Facebook No agli immigrati a Santa, al centro di Santa Marinella, ma centro inteso come comunque non esclusivamente questo posto, ma qualsiasi posto che comunque è un centro abitato dove noi viviamo, dove noi abbiamo le nostre famiglie, dove noi abbiamo anche la famiglia magari di sempre con le persone, non stare attenti nell'avere sotto casa delle persone che comunque muoiono dalla guerra, ma chi lo sa se sono bravi o non sono bravi. Buonasera, siamo qui alla manifestazione No Immigrati con Valentina Barigelli. Allora, signora Barigelli, come mai questa manifestazione? Allora, io sono qui con una mia idea ben precisa e non sono assolutamente razzista, anche se sui messaggi vari che si susseguono su Facebook si possa dire il contrario. Sono qui perché non credo e non voglio una speculazione su quello che è il problema immigrati oggi. Dietro ci sono molti soldi, ancora non si ha la certezza di chi ci sia dietro tutto questo, ma sicuramente verrà fuori. Quello che a me preoccupa è la possibilità di un ulteriore degrado di questo paese. Non credo che le persone debbano essere usate come bestiame, perché 80 persone ammassate in un'unica struttura inevitabilmente saranno trattate come bestiame, anche se ci dicono il contrario. Persone che con 1,50 euro dovranno praticamente adeguarsi a quell'1,50 euro, perché tutto il resto dei soldi sarà in mano ad altre persone, avranno necessità di uscire, avranno necessità di una birra come tutte le persone, tutti i ragazzi, perché la maggior parte saranno uomini sulla trentina d'anni, e quindi inevitabilmente andranno a cercare quello di cui hanno bisogno. Credo più che altro che sia necessario fare assistenza, fare azioni umanitarie singolarmente, nel senso che se qualcuno vuole aiutare queste persone lo può fare, ma non 80 tutte nella stessa struttura, non 80 tutte al centro del paese, perché anche la periferia sarebbe comunque bestiame ammassato, perché 80 persone sono bestiame ammassato. E quindi io spero che ci sia dietro chi veramente arriverà a tutelare queste persone, però fino a prova contraria ho timori per la delinquenza e il degrado di questo paese. Grazie. Quindi penso che la cosa giusta sia comunque assistervi. No, assolutamente. Penso che la cosa giusta sia assistervi in una struttura adeguata, che sia quella di una struttura adeguata, che sia quella di una struttura adeguata, ma anche fuori dal centro abitato. Quindi questa è la proposta del gruppo. Poi se più vogliamo discutere vi tolgo il microfono. Difende gli interessi tuoi. Parla però che per te. Per favore, questa manifestazione non è stata fatta per creare scontri. Non siamo qua per inserire un problema, non siamo qua per inserire un problema semplice. Thank you.
Noi siamo qua semplicemente per esprimere un concetto. Queste persone che hanno sofferto vanno aiutate, ma non a spese della loro attività, non con quella cifra, ma prima gli italiani, prima gli italiani. No, lo sai che c'è un non so quanto, ma che è la non è che la voglio neanche te, la voglio neanche te.